Sorrento. Allora, quando siamo a Sorrento due cose si dicono. Una è Antonio Cacchino. Seconda è la pasticceria Primavera. Ma non sono la stessa cosa. Eh sì, lo sai che però a volte uno mi viene il dubbio perché molti mi chiamano Antonio Primavera e invece mi chiamano Antonio Cacchino. Quindi comunque sì, abbiamo unificato le cose. Comunque è unita. Io spesso mi ricordo che, perché si chiama Primavera? Perché ho aperto, che era il periodo di Primavera, il primo laboratorio aperto, circa 40 anni fa, ero ragazzino. E quindi manca a farlo apposta, poi questa cosa l'ho portata avanti con me, ho fatto la scuola di calcio Primavera, tutte queste cose qua. Ma sono sempre convinto che lo rifarei, è un nome bellissimo, mi ha portato bene. Senti Toto, ovviamente qui siamo per ricordare un tuo grande amico, nostro grande amico che era... Ah. Che era Lucio, sì, maestro. Sì. Vabbè, era amico di tanti ragazzi, per tante persone, tra i primi Angelo, che è un mio caro amico anche lui. E niente, ha lasciato un vuoto, è vero. Ma io sono ben ricordo lui, perché lui gli ultimi anni, come stava a dieta, mi guardava e diceva no grazie, per dirti, mi ringraziava prima per dire, e lui usava questa parola, il grazie, lui era eccezionale, in questo campo è un po' poco usato, questa parola invece lui era una persona gentilissima. Quindi mi è rimasto tutto l'hotel, l'ho visto lui vicino alla porta, io stavo per dire un gelato e lui no grazie, perché stava a dieta e quindi rimaneva sempre contento questa cosa. Invece quando non stava a dieta si mangiava dei zupponi di caffè che io preparavo apposta per lui, era un tiramisù più a caffè che gli portava sulla sua barca quando lui scriveva, mi ricordo quando iniziava a intonare Come profondo il mare. Sì, vabbè, prima di dirti una cosa, se mi puoi parlare del Fabo, che è stata per te una cosa molto bella, però possiamo dire una cosa importante, però c'è un grande cantante, un grande nostro amico che ha scritto una canzone e nessuno lo sa, possiamo dirlo oppure no, diciamolo, cioè Luca Carboni ha scritto una canzone quando stava sì. Sulla barca di notte, è vero? Vabbè, comunque no, perché sì, è una canzone che ci ricorda... Sì, l'hai detto tu, però voglio dire, sono quelle cose che ti lasciano un segno bello da non... Senti, racconta questa cosa del Papa, che ti ha emozionato tanto. Il Papa mi ha emozionato tantissimo perché era il giorno che lui aveva il pranzo con tutte le autorità delle altre religioni, penso un po' al seminario di Napoli, a Rimolti ci siamo incontrati. E lui praticamente aveva tutti dietro di me, politici, così va, lui era stato attratto da questa torta e quindi volevo conoscere il pasticciere, non è che c'era un'altra. Però mi disse, lo credo, senti, due secondi, in baciamano e via. Lui mi ha tenuto più di 10 minuti, chiedendomi di Sorrento, della nostra famiglia, dei bambini. E alla fine sono stato io a salutarlo, se no altrimenti era bello, è stato bello, ha dedicato più tempo a me che a persone di un certo... Quindi là si vede lo spessore di un'importanza che lui ha dato a una persona come me. Bello, è un bel segno. Senti, un'altra cosa che so io, no? Cioè, il più grande calciatore di tutti i tempi, cioè Maradona, non si discute, non però si discute. Ce n'è un altro ce che un altro comunque che sta... viene spesso amico tuo, ti dà un bel regalo pure. Stato... contento che lui mi ha omaggiato della sua maglia quando ha fatto l'amichevole con Napoli e poi vabbè ci siamo anche incontrati, è stata una cosa bella che niente, per me è un grande perché è molto umile, questa la mi sta importante. Ma Diego è più forte, dico secondo te. Diego è più genioso, è più fantasioso, ci ha lasciato un po' di maretta e cose va, è unico. Diego è unico. Detto a moglie lei. Sì, sì. Vabbè, non la disturbiamo, sta... No, lei non è, a differenza mia, non ama molto... Sto facendo un po' di fatica a farlo fare un po' questa lei che sta diventando un po' la foto della... Vedi, perché con questi bei ragazzi non me la posso fare mica io, no? Certo. È normale. Quindi io me la faccio con Belen, come tu vedi là, e lei se la fa con... Vabbè. Senti, io posso chiamarti maestro, oppure faccio un'esagerazione, no? Ah. Cioè, è un po' esagerato, io sono un artigiano, quindi gli artigiani siamo tutti, se ci abbiamo creato i fantesi siamo dei piccoli artisti. Senti, grazie. Quest'anno se vinciamo il campionato ci fai una torta alla persona che... Sì, no, ma io ti dirò una cosa, io voglio spendere due parole su Zeman, perché secondo me lui veramente ha portato una ventata in questo mondo dove tutti si nascondono, pubblici, fanno... tarantelle, diciamolo così, napoletano, lui è stata una persona coerente, lontana da tutti questi pasticci e pasticcioni. Quindi un merito a lui, soprattutto alla sua serietà calcistica e personale. Senti. E poi voglio fare un omaggio a Pescara, che secondo me è una delle città più belle che ho visto insieme a Venezia. Io sono stato quest'anno a Pescara, dovevo fermarmi per un paio d'ore, sono stato due giorni, complimenti, è una delle città più belle, più pulite che c'è in Italia. Senti, ti abbraccio, ti voglio bene.
Corsa Pescara. Ciao tesoro, ciao, ciao, in bocca al lupo, sei complimenti sempre. Crepi.